Cosimo Argentina, classe 63, mitica classe 63, insegnante di diritto, scrittore, appassionato di calcio ed ex calciatore per diciamo un paio di lustri della mia vita. Cosimo Argentina è uno scrittore che il calcio lo ha giocato, amato e raccontato. Originario di Taranto, vive a Meda. Tra i suoi libri più calcistici, anche se tutti emanano un po' di pallone, c'è Messi a 90, scritto con Fiorenzo Baini, e Cuore di Cuoio, la storia di come i ragazzini vivano tutto a dimensione di un campo di pallone. Un po' la storia della mia vita, insomma. Io e i miei amici che vivevamo in un quartiere popolare di Taranto e vedevamo tutto in funzione del calcio. Quindi le ragazze, le insegnanti, i richiami del papà, tutto era nella logica calcistica, no? Quindi se venivamo a sapere, stiamo parlando degli anni 70, che era stato rapito Moro, andavamo in paranoia perché pensavamo a Delio Moro, centrocampista dell'Atalanta, quando in realtà invece si trattava di Aldo Moro, no? Della DC. Come biografia calcistica posso vantare un allievi, finali allievi con scudetto tricolore sulla maglia, ma che non avevo vinto io, quindi era arrivato in eredità dall'Audace USAC Taranto, e poi ho fatto tutta l'altra fila fino alla primavera, Beretti, eccetera, fino ad arrivare praticamente alle soglie del professionismo, solo che eravamo in due difensori, io e Gregucci. Gregucci è andato avanti, ha giocato nella Lazio, è arrivato nella nazionale di Sacchi e quindi poi ha fatto allenatore, attualmente lo è, comunque so che è stato a Vicenza. Mentre io mi sono fermato lì, insomma, mi sono fermato alla soglia del professionismo. Ho giocato altri campionati, poi sono passato in categoria, ho fatto prima, seconda e terza categoria e lì è morta la mia attività calcistica, che però in parte ho riversato nella carriera narrativa, perché diciamo che quasi ogni libro c'è una partita di calcio o comunque storie di calcio che mi interessano. Come mai hai dovuto smettere di giocare? Allora, inizialmente mi sono fatto il film che si fanno tutti, dicendo che un infortunio, come effettivamente ho avuto, mi ha precluso la possibilità di diventare un campione agognato dalle veline di tutto il mondo. In realtà credo che tra un buon livello, anche un ottimo livello, perché poi facevo parte delle rappresentative regionali, quindi un ottimo livello Primavera, Beretti, eccetera, e la Serie B, la Serie A, il salto sia notevole. Quindi tu vuoi essere un ottimo giocatore, ma ti manca probabilmente qualcosa in più che ti permette di diventare poi un professionista a tutti gli effetti. Credo che il calcio sia ancora uno sport, nonostante tutto quello che si dice, no, a livello di scandali vari, sia ancora uno sport dove la professionalità, la bravura e il talento siano ricompensati, cosa che non avviene magari sempre in, non so, nella letteratura, nella musica, nell'arte, nell'arte figurativa, no, dove magari un critico riesce a fare la tua fortuna piuttosto che la tua sfortuna. Invece nel calcio, sbagliare uno stop, non riuscire a segnare per tre domeniche di seguito, puoi essere la persona più importante di questo mondo, esempio figlio di Gheddafi, fratello di Maradona. Il caso di Chiara, per esempio, portò a Taranto il figlio, che era un'ala destra accettabile, diciamo, no? Che venne messo in campo al posto di mi sembra Cazzarò, che era un'ala destra tarantina, tra l'altro. E la prima partita dimostrò di non essere all'altezza, nonostante fosse il figlio dell'allenatore, nonostante avesse l'appoggio della società. Nella seconda partita arrivarono talmente tanti boati alla lettura delle formazioni che in corsa si fece male, tra virgolette, durante il preriscaldamento, e non giocò più. Insomma, il calcio mantiene i valori. Tu, per diventare Cristiano Ronaldo, non devi avere un pedigree familiare notevole, devi essere un talento. Per diventare Messi puoi arrivare dalla periferia di Rosario e diventarlo, insomma. Non c'è veramente un'esaltazione del talento, cosa che in altri settori io non trovo. Io vivo nel mondo della letteratura e posso dire che ci sono degli scrittori anche mediocri che, attraverso una fitta rete di conoscenze, di interventi,
di azioni, neanche colpi di fortuna, riescono a mantenere un livello accettabile, non altissimo, e riescono a fare la vita degli scrittori per 30-40 anni, cosa che un calciatore non potrebbe fare. Non credo che ci sia la possibilità di diventare un grande bomber, un centravanti per 20 anni senza avere un talento. Almeno devi essere in grado di fare dei gol, insomma, o essere funzionale alla squadra, no? Cioè, fa meno gol ma fa segnare gli altri, potrebbe essere questo. Ecco perché io vedo al calcio anche come un interessante paragone con la letteratura, nel senso che ci sono delle dinamiche simili. Come dire, così come Maradona non potrà mai spiegare come ha fatto a segnare quel gol all'Inghilterra, così un narratore non è sempre in grado di spiegare le proprie dinamiche, no? Quando scegliere il momento in cui scrivere, mettere un aggettivo piuttosto che concludere una storia. Molti ti scrivono qual è il segreto, no? Come si fa, come fai ad aver scritto 12 libri, continuare a scrivere. Uno si impegna nella sincerità dicendo i propri ingredienti, ma non è come il cuoco che ne tiene uno nascosto. In realtà c'è qualcosa che sfugge anche al narratore, allo scrittore. Quindi niente, c'è un legame con l'imprescindibile, no? Che è quel talento che ti permette di fare le cose con naturalezza, laddove uno, anche se dovesse provarle mille volte, allenandosi 10 anni, non ci riuscirebbe. E questa è una dote di natura, non c'è dubbio. Roberto Baggio, classe, talento e anche semplicità nei gesti, mi verrebbe da dire Kafka. Iacone, un ariete, uno che segnava Bretiston Ellis. Messi, un talento puro, anche contro il suo fisico, quindi mi verrebbe da dire Dostoevskij. Ma Gresco lo vedo quasi argentino, non so, no, quasi argentina, ecco, potrebbe starci. Oppure Nicola Lecca, lo scrittore sardo. Che non vedrà questa intervista, ma... No, se lo vedrà, mi sono messo dentro anch'io, quindi voglio dire, io e Nicola siamo accomunati in questo. Marco Materazzi. Istinto, anche violenza, ma anche guaspone, vedrai più con un libro, Notte al Drive-In. Antonio Conte, bella, questo è interessante. Antonio Conte, un Moravia agli ultimi 4-5 anni di vita. Perché ormai tutto gli era permesso, perché ne aveva azzeccati un paio di libri, quindi poteva dire tutto il contrario di tutto. Nicola Berti, ambiguità e forza e simpatia anche, no? Molta simpatia. De Crescenzo, Luciano De Crescenzo. Walter Zenger, l'uomo ragno, ci sta. E il Jim Carroll di Jim entra nel campo da basket. Tutta forza ma anche guascone, anche la simpatia dell'Iran. Sì. Giancarlo Antonio. Grande classe, grande stile, testa alta. Amaniti riesce a fare delle cose di classe. Ogni tanto si trovano quelle pagine che valgono il prezzo del biglietto in un libro che qualche non piaceva. Giacinto Facchetti, fluidificante, indimenticabile, quindi un Simenone, come che ha scritto tantissimi libri e rimarrà nella letteratura mondiale. Mario Balotelli, questo è bello. Balotelli potrebbe essere uno scrittore nuovo, si chiama Craig Davidson, di cui ho letto un libro, si chiama Di ruggine e di ossa e di ruggine, che è un libro straordinario per un ragazzo così giovane, un canadese, bravissimo. Adesso bisogna vedere però quale sarà il prossimo passo, insomma. Se ci sarà la consacrazione si perderà. Alvarino Recoba. Per quanto riguarda la parte letteraria, che non la parte teatrale, Beckett, perché voglio dire, faceva delle cose che le capiva solo lui, però se riusciva a capirle erano magia pura. Platini, Michel Platini, grande calciatore, nonché adesso politico, sportivo, potrebbe essere Caro Figlio, no? Che prima ha fatto lo scrittore, adesso è in Senato, quindi mastica entrambe le discipline. Franco Baresi, il capitano, Franz,
potremmo paragonarlo a il Tolstoi del calcio, perché alcune cose sono irraggiungibili, e appartiene a un periodo del calcio che attualmente non sarebbe più riproponibile, anche perché il libero non esiste più. Quindi dire. Io dico che il libero esisteva nel momento in cui il calcio aveva dei ruoli ben definiti, no? Quindi aveva senso che ci fosse un baluardo finale che potesse comandare, sovrintendere, fare, cioè. Il nostro calcio oggi presuppone invece che tutti siano in grado di far tutto, no? Quindi anche Kroll, che era nel libero della Grande Olanda, già allora cominciò a giocare sulla fascia, a segnare, tirare, avanzare. Mi manca, insomma, l'idea di qualcuno che staticamente magari portava avanti la difesa nel fuorigioco, tornava indietro e tutto quanto, però credo che sia davvero non più riproponibile. Potrebbe essere una figura letteraria oggi, capito? Cioè qualcuno che, così come è stata scritta la solitudine dell'ala destra, potrebbe essere interessante la solitudine del libero. C'è uno che quando la squadra attaccava e non aveva come Scirea licenza di uccidere, se ne rimaneva là e vedeva partita, cioè paradossalmente arrivava al centrocampo e si fermava. Oggi uno come Conte lo metterebbe in panchina con la primavera, cioè, quindi solitudine dell'ala destra, solitudine del libero, c'è anche la solitudine del portiere. Solitudine del portiere, che però è tutta un'altra storia secondo me, perché il portiere è un'anima pazza, particolare, è una genia di pazzi, poeti e solitari, perché già quando uno sceglie di giocare in porta fa una scelta filosofica, cioè, quella di praticamente giocare un po' per conto proprio ma al servizio. È un maschio adulto solitario, per citare un mio vecchio libro. E se invece dovessimo fare il giochino contrario e paragonare Argentina a un calciatore? Spietato come Pippo Inzaghi, ma anche un po' sfacciato e zingaro come Zlatan Ibrahimovic. Chissà. Ma a dirla tutta, eravamo nel 1978 e quello che volevamo, noi compari, era solo fare un po' di macello, spingerci, ridere, fare battute e sfotterci l'un l'altro. Le ragazze a quell'epoca venivano dopo gli amici e dopo il pallone. Un terzo posto onorevole, direi. Sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai.